Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Rolando Rizzo, che la dedica a Vanessa e mi chiede di parlare del film di Mario Camerini del 1939 con un grande Vittorio De Sica. Grandi magazzini, grandi magazzini. 39 è uno dei pochi film che, se vogliamo, non è proprio simile a quelli dei Telefoni Bianchi, nonostante regali un'Italia non molto realistica, anche se più realistica di quella che usava appunto durante il fascio. Non è a caso che per molti, in effetti, questa commedia poteva dare per alcuni spunti là appunto il neorealismo che di lì a poco sarebbe nato. La storia è quella di Lauretta, una commessa che lavora nei grandi magazzini, prende in prestito un costume, poi viene rubata altra roba, lei viene accusata di questi furti, il capo reparto praticamente vuole favori in cambio, lei sta con un autista e con questo autista decide di scoprire chi è stato, insomma, il colpevole di tutto l'idillio. Film sicuramente scritto benissimo, una sceneggiatura fantastica, dei dialoghi ottimi, grande Vittorio De Sica appunto ne parli del nostro autista, un'ottima Assia Norris ne parli di Lauretta, per un film è girato molto bene, una buona tecnica registica, un bel ritmo, un classico di quel tipo di commedia. A me certo non fa molto impazzire, un po' troppo buonista, nonostante il finale interessante, però aveva la sceneggiatura dello stesso Camerini insieme a Perilli e Castellani, è veramente di ottimo livello. In più il riparto tecnico vola alto, la fotografia di Brizzi è di quelle che si ricordano, un bianco e nero notevole, e il montaggio dello stesso Camerini dà brio alle situazioni molto comiche, quelle più, diciamo, meno drammatiche, più sentimentali e da commedia. Quindi un classico del cinema italiana alla fine, un film del 1939 abbastanza ancora invecchiato bene in un certo senso, con delle interessantissime idee proprio di messa in scena, di inquadratura. È un film che è stato poi citato molte altre volte, addirittura in Roma di Fellini, ma è proprio un film che è un classico, è un cult assoluto. Non è un film che amo, non amo molto i film, le commedie così sentimentali, nonostante poi alla fine il finale sia anche interessante, Camerini in punta di penna sui dialoghi e che dirige benissimo, quindi problema mio per alcune cose, ma il film è sicuramente un classico. Chi non l'ha visto lo può vedere anche su RaiPlay, mi pare ci sia. Chi invece se lo vuol comprare perché magari è un collezionista e vuole avere tutto della commedia italiana, si sappia che da qui un po' di neorealismo è partito, che De Sica era sempre grandissimo. Il link è qua sotto, poi a voi, insomma, vedere se questo film vi piace o no, da non confondere assolutamente con Grandi magazzini di Castellana e Pipolo, che era una stronzata di quelle, non si potevano guardare. Questo perlomeno aveva tecnicamente e a livello anche artistico un bel po' di cinema al suo interno.